Salve a tutti e come ho detto l'altra volta, purtroppo non ho tempo per fare dei video un pochino più seri dove ho bisogno di dare più informazioni. Quindi continuerò a parlare di esperienze personali e fare dei video tag che comunque penso che siano anche molto carini, così potete conoscere di più me, se vi interessa ovviamente. Quindi ho cercato un po' su internet, su YouTube, dei tag e ho trovato questo Witchy Tag che sono, credo, 40 domande che cercherò di rispondere il più in fretta possibile e in modo che possiate conoscere un pochino di più me, la mia pratica e cose del genere, insomma. Quindi partiamo subito con la prima domanda. Che tipo di strega sei? So che molte persone sono una strega bianca, una strega nera, una strega verde. Per me tutte queste definizioni non hanno senso perché per me la magia comprende varie cose. Quindi io non pratico soltanto usando erbe o soltanto usando, non lo so, la stregoneria per dire rituale o altro. Per me non queste definizioni non hanno senso di esistere. Potete non essere d'accordo con me, però per me il termine strega racchiude tutto. Quindi non so come rispondere a questa domanda altrimenti. Come hai scoperto il tuo percorso? Allora, io sono figlia degli anni 90, quindi quando io ero alle elementari erano i primi anni del 2000. E quindi c'era questo boom tra Wicca, serie televisive su streghe, giornalini vari, tipo Pops, cioè magari qualcuno che alla mia età se li ricorda, e dove c'erano queste piccole formulette magiche oppure cose che riguardavano il telefilm Streghe. Poi c'era quel giornalino che io adoravo, Isebea, Streghe tra noi, che era tipo wow per me. Dove c'erano tutte queste formulette che io mi divertivo anche a fare con le amiche. Però all'inizio era tutto un gioco, quindi più o meno in prima media credo che già, magari non me ne ero resa conto, ma già avevo cominciato a mettere in dubbio tante cose. E poi piano piano mi sono sempre allontanata di più, finché più o meno sempre alle medie. Ho cominciato a guardarmi attorno, diciamo, per quanto riguarda il mondo, all'inizio ovviamente per quanto riguarda la Wicca, perché all'epoca senza internet, senza blog, senza forum, senza un cavolo praticamente, le uniche cose che c'erano erano biblioteca e i libri disponibili sull'esoterismo o comunque sulle altre religioni. Quindi all'inizio, comunque a parte la Wicca, ho guardato un pochino pure cos'era il buddismo, non so, shintoismo, induismo, sapete, quello un pochino più in voga all'epoca, anche per quanto riguarda pure il New Age, tutta quella filosofia lì. E queste cose ovviamente non mi hanno interessato all'inizio. Da quanto tempo pratichi? Allora, possiamo dire che ho cominciato a praticare alle elementari insieme alle mie amiche facendo incantesimi scemi, però no, a praticare diciamo un po' più seriamente le prime cose che ho fatto più o meno alle medie, parliamo sempre. Poi, che tradizione segui? Seguo il culto norreno. Sei una strega solitaria o fai parte di una coven? Allora, io sono solitaria, non credo nelle coven o nelle congreghe, e nel senso che non ho mai sentito la necessità, anche perché io sono una persona alla quale piace fare le cose in modo molto soggettivo, quindi non credo nemmeno di riuscire a trovarmi bene in una coven. Soprattutto perché non conosco dalle mie parti persone che seguono il culto norreno, quindi sarebbe anche per me alquanto improbabile avere una congrega. Insegnerai la tua pratica o la stregoneria ai tuoi figli? Allora, se mai dovessi avere dei figli, ovviamente sì, li obbligherò ovviamente a fare
nulla che loro non vogliano, però io seguendo questa tradizione ovviamente gli spiegherò che cos'è questo, ma loro potranno fare quello che vogliono. Se vorranno essere cristiani, ok, seguiranno il cristianesimo, se vorranno rimanere, cioè rimanere, se vorranno essere pagani, saranno pagani, se vorranno essere, non so, induisti, potranno scegliere anche questo. Ovviamente io se mai li avrò, gli insegnerò un pochino, ovviamente, anche per quanto riguarda il mio culto, mi sembra anche giusto, però non li obbligherò a scegliere questo culto, ovviamente. Hai una divinità patrona o matrona? Sì. Il tuo pantheon preferito? Non ho un pantheon preferito, ho il mio pantheon e ho dei pantheon che che mi piacciono a livello di mitologia soprattutto, che in realtà sono due. Pantheon egizio, mi piace molto la mitologia egizia e mi piace anche molto quella greca. Il tuo segno solare. Allora, il mio segno solare è il Sagittario, io sono Sagittario. Il segno lunare. Oddio, dovrebbe essere l'ascendente, no? Il segno lunare, quindi gemelli. No, non è gemelli, il mio. Segno lunare, quello non è il segno lunare, credo che sia Ariete. Allora, sì, perché ho la luna in Ariete, quindi Ariete. Poi la domanda numero 14: hai un famiglio? No, non ce l'ho. La 15: cosa ne pensi della vita dopo la morte? Allora, io, come ogni essere umano, non ho la risposta a cosa ci sia dopo la morte. Il mio culto, tra virgolette, mi ha messo avanti su più o meno cosa c'è dopo la morte, come si divide, diciamo, la plebe, noi poveri mortali. Però quello che penso io, che ho sempre pensato, è che in realtà io credo alla reincarnazione principalmente, quindi penso che ci sia un ciclo che comunque si ripete. Quindi questa è la mia risposta, principalmente. È la cosa alla quale ho sempre creduto. Poi la numero 16 è: hai avuto delle esperienze paranormali? Sì, ho avuto delle esperienze paranormali e ci ho fatto il video, lo scorso video. E sei fuori dall'armadio delle scope? Se sì, cosa ne pensano al riguardo i tuoi familiari e i tuoi amici? Allora, sì, io non ho problemi a dire che sono pagana e che pratico stregoneria, cioè chiunque mi conosce lo sa, non è una cosa che tengo segreta perché penso che come i cristiani non si vergognano di dire che sono cristiani o che io dovrei vergognarmi o tenere nascosto la mia spiritualità, non ne vedo il motivo. E chiunque vi faccia sentire a disagio per quanto riguarda la vostra spiritualità non merita la vostra attenzione, perché soprattutto da parte dei cristiani, perché i cristiani sono stati i primi che non sono stati accolti. Quindi dovrebbero ben capire che cosa significa essere perseguitati per il proprio culto. Quindi non vedo il motivo di nascondere queste cose, anzi, in questo modo posso vedere se posso andare d'accordo o meno con delle persone, perché se tu non rispetti la mia scelta, il mio culto, la mia spiritualità, allora vuol dire che sei una persona molto intransigente e io non voglio persone che mi giudicano nella mia vita. Ne ho avute fin troppe. Quindi lo dico tranquillamente, per me non è un problema. E come hanno reagito? Vabbè, quando ero più piccola, magari i miei genitori pensavano che fosse una fase. Però per dirvi, non ci badano, nel senso che ho il mio altare qui, mia mamma entra, lo spolvera pure a volte, oppure, non so, qualche volta sto facendo qualcosa, mia mamma ovviamente entra e mi disturba, fa: ah, stavi facendo, cioè, tipo ogni tanto passo, tipo una decina di giorni fa ho purificato casa, passavo in giro con lo smudge di salvia, tipo papà stava guardando la partita giù in salotto, per dirvi, non ci sono abituati, non dicono niente, cosa devono dire, e
mi dite, però le persone anziane, magari i nonni, qua i prozii, potrebbero dire ABCD. Allora, se i miei nonni tranquillamente lo hanno accettato, e mio nonno ha 80 anni, e mia nonna ha 74, cioè voglio dire, non si tratta di anzianità, si tratta di apertura mentale e di comprensione. Quindi, se avete problemi a parlarne con le persone che vi stanno accanto, mi dispiace molto perché non è una cosa giusta, ovviamente. Hai un altare? Sì, ho un altare che non faccio mai vedere, nel senso che sì, faccio vedere magari delle piccole parti del mio altare, però mai in modo approfondito, anche perché poi io lo cambio sempre, cioè non ce l'ho fisso. Un incantesimo che hai fatto? Beh, pratico da 13 anni, ne ho fatti tanti. quindi, oddio, qualcosa che di solito quello che faccio ultimamente sono di protezione, quindi incantesimo di protezione. Che, oddio, come brutta la parola incantesimo, sembra tipo che non so, che prendo la bacchetta magica tipo Harry Potter, no, ovviamente. Mediti. Allora, io sono una pippa a meditare perché penso tante cose contemporaneamente, quindi per me è molto difficile concentrarmi nella meditazione, però a volte ci riesco, per il 90% delle volte non ci riesco e quindi lo faccio molto raramente. Ti sei mai fatto leggere i tarocchi oppure sei mai andata da un guaritore o da qualcuno che pratica il Reiki? Allora, C'è una falena che svolazza, vai via. sì, mi sono fatta leggere i tarocchi, tutte le altre cose no. Qualche libro stregoso che ti ha influenzato di più? Allora, devo dire che il libro sulla Wicca di Cunningham è stato quello che mi ha influenzato di più per poter studiare altro, perché per me il libro di Cunningham già, come si dice, da una parte mi ha emozionata, da una parte mi ha scoraggiata, perché all'epoca c'era solo lui, che si poteva trovare comunque in libreria o altro, e da una parte, diciamo, mi ha aperto ad un mondo e mi ha effettivamente fatto capire che quello che avevo studiato alle medie fino a quel momento, o alle elementari, quando mi ero approcciata ai miti, soprattutto ovviamente greci perché, e romani, perché questo si studiava ovviamente tra elementari e medie, erano effettivamente non soltanto dei miti, ma erano la religione, erano una religione, erano un culto per le persone greche e latine dell'epoca, quindi latine romane ovviamente. E quindi mi ha fatto aprire un sacco gli occhi su questo, quindi mi ha ispirato effettivamente ad accantonare la Wicca e a procedere in direzioni completamente diverse che non erano la Wicca. Non ho niente contro la Wicca, se volete praticare la Wicca, praticate la Wicca tranquillamente, però a me mi ha fatto capire che leggendo libri sulla Wicca che non era assolutamente il percorso adatto a me. Poi, stagione preferita. Allora, la mia stagione preferita è sicuramente l'autunno e l'inverno. Le amo per due cose separate e diverse, però autunno e inverno. Non lo so se la giocano 50-50. Erba preferita. Sicuramente la salvia perché la uso tantissimo e quindi purifico proprio a manetta. Uff, con gli smudge, cioè vado che è una meraviglia proprio. Gemma preferita. Non amo particolarmente le pietre, non lavoro con le pietre, non sento alcuna affinità con le pietre, quindi non ne ho. Poi una carta dei tarocchi a tua scelta. Io non uso i tarocchi, come per le pietre, io non ho alcuna affinità con i tarocchi, non lo so, non mi sono mai sentita attratta dai tarocchi. E ho intenzione però di cominciare magari con le carte oracolo, di prenderne un mazzo e di cominciare con quelle. Poi, il tuo atame, la tua bacchetta, il tuo calderone. Allora, per quanto riguarda atame e bacchetta, io non sono una Wiccan, quindi io non uso queste cose. Però, per quanto riguarda il calderone, in realtà io lo uso, cioè lo uso, non uso un calderone, però uso questo qui,
come per bruciare tipo gli smudge o tipo cose e tenere qua, ma non ho un calderone, diciamo, per dirvi, non ne uso. Il tuo libro delle ombre o il tuo grimorio? Allora, io lo chiamerei proprio il libro delle ombre o grimorio, però non lo faccio vedere anche perché è incompleto, nel senso che io l'ho scritto e riscritto talmente tante volte che per adesso sto trascrivendo la forma finale e ricollegandomi ad una delle prime domande se volevo tramandare il mio percorso ai miei figli. Sto trascrivendo più che altro per questo motivo. E ho anche un piccolo libricino dove annoto magari delle cose che mi sono successe, in modo che loro possano leggerle un domani, tipo come diario, più che altro quello. Invece, diciamo, nel grimorio ci metto più la parte pratica, magari scrivo cosa sono le erbe, le festività, che le mie festività, non quelle della ruota dell'anno, perché io non seguo la ruota dell'anno Wicca, e in modo che per loro magari sia anche più semplice magari approcciarsi in questo modo. Ovviamente avranno me che gli spiegherò le cose, e in modo che per loro sia più facile approcciarsi a queste cose. Ovviamente io poi sono una pazza, quindi scrivo le fonti su tutto, però magari un piccolo riassuntino se lo possono trovare lì. E niente. Però io non lo faccio vedere a nessuno, non lo vede nessuno, al massimo ogni tanto faccio vedere un estratto di qualche pagina, però mi dà fastidio, lo sento una cosa troppo personale per poterlo far vedere. Qualcosa inerente alla stregoneria che vorresti in questo momento. Allora, c'è questo mazzo di oracoli che ha comprato una mia amica, Daniela, che è fantastico e bellissimo. Appena l'ho visto, perché l'ho detto già prima, volevo partire e cominciare con le carte, magari riesco a trovare affinità con gli oracoli, che è bellissimo questo oracolo, ed è una cosa che vorrei adesso e che penso che comprerò, perché è molto carino, e quindi questa è una cosa che vorrei in questo momento. E ho saltato alcune domande per il semplice fatto che per me erano un po', cioè non c'entravano nulla davvero con quello che faccio io, mi sembravano troppo da Tumblr, quindi le ho saltate, quindi non saranno 40 domande, però spero che mi abbiate conosciuta un po' di più, poi non so se avete... Cioè, vola dietro di me. Sì, se è volata altre volte, non fateci caso. Però mi dispiace ucciderla. Questa falena che è entrata in camera mia, da dove è entrata, non lo so. Che palle. E quindi niente, spero che vi ho tenuto un pochino compagnia, spero di non avervi annoiato e che magari mi avete conosciuto un pochino di più, anche perché mi rendo conto che non ho mai fatto un video tag, né mi sono mai presentata e credo che dovrò farlo, anche perché, raga, ho raggiunto tipo i 100 e qualcosa iscritti e non me l'aspettavo, quindi penso che farò un video di presentazione effettivamente, dove vi dico chi sono, cosa non sono, che alcune cose magari le approfondisco. Poi magari se avete qualche domanda su di me che volete farmi, fatemelo. E niente, questo, alla prossima. Ciao! Poi mi sono persa. Ah, niente, non mi voglio far vedere.